È appena terminata l'Italo Ferrando, Genova Calcio contro Forza Coraggio, ha vinto la Genova Calcio per 3-1, una vittoria che vale doppio perché a mio modo di vedere è una squadra di Forza Coraggio, una squadra di grande qualità con alcune individualità importanti, quindi è un risultato che secondo me non era facile da prevedere nel primo tempo e poi la Genova Calcio è uscita nella ripresa. Sì, hai detto bene, abbiamo giocato contro una squadra molto forte, speravamo che era difficile perché hanno una squadra che gioca bene insieme e ha delle buonissime individualità. E noi siamo stati bravi perché siamo partiti bene, poi abbiamo sofferto perché abbiamo nella parte centrale del primo tempo abbiamo sofferto, siamo stati bravi a tenere botta e poi il secondo tempo siamo riusciti a ripartire, le occasioni a crearle e stavolta le abbiamo concluse. Forse 3-1 è un po' più largo di quello che ha detto il campo, però penso anche che la vittoria sia assolutamente meritata. Ricordiamo che Dondero ha parato un rigore nel finale e i due gol della Genova Calcio nel secondo tempo di pregevole fattura. Sì, noi abbiamo preso anche un palo nel primo tempo con Mazzotta, quindi che le occasioni le abbiamo avute, siamo stati bravi nel secondo tempo a concretizzarle. Ripeto, io credo che personalmente faccio un plauso ai ragazzi perché sono stati molto 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 bravi oggi e era difficile, l'abbiamo portata a casa, quindi sono tre punti pesantissimi. Partita molto corretta, bellissimo il gesto di Verona nel primo tempo sull'infortunio di Riggio, era lanciato a rete e si è fermato. Sì, una partita ben giocata, tirata, molto corretta e ben arbitrata. Domenica big match di Albenga, con l'Albenga che anche oggi ha sbancato Campo Morone, quindi sarà una partita che per gli amanti del calcio si prevede sicuramente un bel incontro. Sì, una bella partita, un bel ambiente, noi questo risultato ci aiuta e adesso abbiamo una settimana per preparare la partita, per prepararla bene, per cercare di fare risultato al Benga, per dare continuità a quello che stiamo facendo, perché sia giusto cercare di provare ad andare a fare il risultato. Grazie Max, alla prossima. Grazie a voi.